Buongiorno a tutti dal comune di Musocco. Ebbene sì, siamo in quello che una volta, prima del 1923, era comune di Musocco. Adesso Milano, Viale Spinasse alle mie spalle, angolo Piazza Sant'Ore di Santa Rosa. Con me Walter Cherubini, consulta periferia Milano. Buongiorno Walter, siamo a Musocco oggi. Buongiorno e ben ritrovati. Rientriamo in questo percorso legato al centenario degli antichi comuni milanesi, appunto, che nel 14 dicembre del 1923, quindi 100 anni fa, vennero aggregati al comune di Milano. Qui siamo in particolare in Piazza Sant'Ore di Santa Rosa, dove c'è la sede dell'antico municipio del comune di Musocco. Questo è importante. Questa struttura che vediamo qua alla nostra sinistra. Esattamente. Questa struttura, che appunto 100 anni fa era un riferimento e un servizio alla collettività di Musocco, ma che oggi continua ancora ad essere un servizio per la comunità di Musocco, perché c'è la Croce Verde, allora di Musocco, oggi Sempione. Ecco, è importante in questo centenario cogliere l'occasione per entrare e comprendere e conoscere tutti questi aspetti della nostra città che hanno fatto la nostra città che c'è attualmente. Quindi anche conoscere la storia, ma soprattutto anche conoscere le presenze sociali che sono al servizio della città diventa estremamente importante, perché noi parliamo molto spesso di ambrosianità, cultura del fare, eccetera, eccetera. Ma queste non sono cose che si improvvisano, bensì si radicano e si imparano. Allora è chiaro che le impariamo da determinati soggetti. Walter, questa, come dicevi, era la sede del comune proprio di Musocco. A Milano ci sono ancora un po' di sedi così. Alcune si sono salvate, questa, quella di Baggio, altre un po' meno. In alcune ci sono finite dei ristoranti, in altre allora, il futuro allora, è che cosa, vero. Ecco, che cosa è avvenuto 100 anni fa? È avvenuto un atto politico-amministrativo, e cioè che quelli che erano i comuni, e quindi qui c'era il sindaco di Musocco, che guardava la piazza, guardava il proprio giro, e qual era la sua priorità? La piazza e il giro di Musocco. Con il 14 dicembre 1923 questa attenzione è stata eliminata, cancellata, e tutto è stato trasportato nella sede del comune di Milano, che ancora oggi è a Palazzo Marino. Allora è chiaro che si crea una distanza, e la distanza ti porta a non conoscere. A non conoscere che cosa? A non conoscere molto spesso anche come vengono utilizzati i luoghi pubblici. Ecco, questo qui è un punto fondamentale. Quindi noi abbiamo sul territorio ancora, rispetto agli 11 comuni che vennero allora aggregati, 8-9 sedi che come sono utilizzate? Allora, alcuni, qui c'è una presenza sociale al servizio della comunità, che è la Croce Verde di Sempione. A Baggio c'è la Croce Verde Baggio. Da un'altra parte l'antico comune di Treno e Uniti è un'abitazione popolare, ma sempre al servizio della socialità. Dopodiché invece abbiamo delle situazioni tipo la sede dell'antico comune di Crescenzago, dove c'è addirittura dentro la banda di Crescenzago, ecco, con anche altre cose tipo lampi, legambiente, eccetera, dove il comune quello se lo vende. Quindi quel il comune luogo, ha messo in vendita quello, no? Stabile. E anche una cosa di questo genere rischia anche la sede dell'antico comune di Chiaravalle milanese, che anche lui ha delle presenze sociali, ma per come appunto è stata poi organizzata la città centralisticamente, quindi dal punto di vista organizzativo è difficile vedere da Palazzo Marino Chiaravalle milanese, anche se all'abbazia di Chiaravalle, un luogo anche significativo e importante, e quindi alcune volte si perdono anche i contratti magari di locazione, non si conoscono bene. Ecco, allora è importante, questo centenario diventa fondamentale per una riflessione sulla struttura organizzativa del Comune di Milano, che seppur piccolo però è una metropoli che non riesce a vedere la periferia. Per quello è periferia, perché non è un problema né di degrado, non degrado, qui siamo in periferia, non è sicuramente degradato, anzi, no, stanno anche rifacendo la piazza da un po' di tempo,
Ecco, ma vuol dire che non si conosce Milano, ma questo lo diceva già Bonvesin dalla riva nel 1288, sì. Non solo gli stranieri, ma anche i miei concittadini dormono il sonno dell'ignoranza e non conoscono le meraviglie di Milano. E se non si conosce è difficile che se ne prenda cura, ma soprattutto che si utilizzino le cose, perché qui il problema è che non si sa. Ci sono tantissime realtà e appunto con questo centenario l'attenzione che noi come Consulta Periferia di Milano diciamo è un'attenzione che dobbiamo avere a come organizzata la città, i meccanismi che aiutano o no a crescere. In più, per capire cosa vuol dire se una sede viene lasciata lì allo sbando, oppure anzi peggio ancora viene venduta, oppure utilizzata a livello sociale per la comunità, bene, adesso possiamo entrare all'interno di questa sede, conoscere da vicino la Croce Verde Sempione e capire davvero perché è fa la differenza dare una struttura del genere a qualcuno che fa qualcosa per la comunità oppure lasciarla lì allo sbando. E quindi Walter, da fuori abbiamo visto appunto l'importanza di questa struttura, l'importanza storica che ha avuto questa struttura, adesso invece siamo voluti entrare, perché? Perché ci hanno invitato chi? Gli abitanti, coloro che in questo momento occupano questo stabile, in maniera legale, non occupano, cioè occupano in maniera legale, che è la Croce Verde Sempione. E abbiamo qui con noi, andiamo a incontrarlo, Stefano Doddi appunto della Croce Verde Sempione. Buongiorno Stefano, buongiorno. Scusate, ti passo davanti. Buongiorno presidente giusto della Croce Verde. Presidente della Croce Verde da poco, ma presidente della Croce Verde Sempione. Che ci accoglie qui nell'ingresso appunto di quello che, come ci dicevi poco fa Walter, era il comune di Musocco. Sapeva che era una struttura così importante. Sì, 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 no, è importantissimo. Siete un po' il sindaco anche lei adesso. Ma poco. Ah, ok. Vediamo la fascia solo verde, non tricolore. Solo verde, no? Solo verde, verde e bianco, il rosso. Solo verde e bianco, appunto come la Croce Verde Sempione. Croce Verde Sempione che però nasce 1909 come Croce Verde Musocco, ovviamente. Croce Verde Musocco, inizialmente nasce come Croce Verde Musocco, poi quando la struttura, il comune di Musocco fu assorbito dal comune di Milano, successivamente è continuata a rimanere come Musocco fino a che un giorno hanno deciso di cambiarla il nome in Croce Verde Sempione, perché Musocco ricordava il cimitero. Eh sì, perché c'erano i due Musocco si facevano esatto, un po' da... Perché c'era Musocco che ti salvava la vita, no? Non era una bella associazione tra soccorrere e portare al cimitero. Di qui ti salvavano la vita, ma se andiamo avanti 500 metri abbiamo invece il cimitero maggiore di Milano, detto da tutti i milanesi, il cimitero di Musocco. Siamo qui appunto nella sede storica e la prima cosa che abbiamo notato sono state queste valigie, questo materiale che ci diceva però essere qui perché fate una cosa importantissima. Noi facciamo fornazione a tutto il nostro personale, quindi noi creiamo, adesso a ottobre inizierà un corso base di 42 ore per tutto il personale, tutta la gente che vuole diventare soccorritore, primo soccorso, e quindi abbiamo materiale propedeutico, abbiamo una formazione che spiega tutte le procedure da utilizzare sugli interventi, dà un quadro generale sulla sanità, come funziona la sanità, come funzionano le centrali operative, sia anche a livello, fanno delle lezioni proprio di medicina, ovviamente okay. Sono delle medicine per individuare e capire come quando si arriva sul paziente quello perché che è una cosa fondamentale delle strutture come Croce Verde Sempione. Poi qualche settimana fa abbiamo incontrato anche Croce Verde Baggio, insomma le due croci verdi famose del nostro comune di Milano, che voi siete una struttura, adesso anzi prima eravate una cooperativa, giusto? Mi diceva? Inizialmente era nata come cooperativa, poi dopo fu 40 anni fa più o meno, fu cambiata in pubblica assistenza. Pubblica assistenza. Ma questo non vuol dire che i milanesi non possono impegnarsi per le varie Croce Verdi, perché le due colonne, diciamo, della Croce Verde sono da una parte i dipendenti che avete, anzi avete ormai quanti dipendenti avete adesso? Allora, come operativi a livello operativo abbiamo 11 dipendenti che escono e fanno soccorso, perché non bisogna dimenticare che diciamo il volontario lo fa a tempo perso tutto quanto, ecco. Ma durante il giorno, dalle 6 di mattina alle 19 di sera, abbiamo dei dipendenti che fanno soccorso alle persone. E appunto poi anticipato appunto i volontari invece, che sono l'altra anima fondamentale delle croci, sì. Della Croce Verde, appunto in questo caso Croce Verde Sempione.
Come funziona in quel caso? Chi può essere un volontario della Croce Verde Sempione e cosa può fare? Io no, non so guidare, ad Allora, esempio. tutti possono diventare soccorritori se hanno voglia di fare tutto quanto. Ogni anno c'è praticamente una giornata che chiamiamo Open Day, dove illustriamo a tutti gli aspiranti soccorritori come funziona la Croce Verde, il soccorso, il corso e quant'altro. Chi ha voglia di partecipare, si iscrive, partecipa a questo corso. È un corso da 120 ore, ma viene suddiviso in due tranche. 40 ore, le prime 40 ore, che sono il corso base che ti permette di uscire sull'ambulanza, fatto il modulo trauma in modo tale che può intervenire sul paziente traumatico, e poi l'altro corso successivo di 80 ore, dove alla fine ci sarà un esame di certificazione con i medici e anestesisti della centrale operativa di Areu. Dopodiché uno viene certificato soccorritore, tutto quanto. Il personale non sa guidare, non è un problema. Tutti devono diventare autista, Tutti possono no? diventare autisti e tutto quanto, un'esperienza di guida, dopodiché la nostra struttura, noi siamo abituati, cioè siamo abituati, siamo formati in questa maniera: uno fa il 42 ore, poi fa l'82 ore e esce come allievo quarto, poi dopo vari affiancamenti passerà un allievo terzo fino a diventare capo servizio. Una volta diventato capo servizio inizia la fase per diventare autista soccorritore. Autista soccorritore all'interno dell'associazione e con un corso di guida ANPAS, quindi anche ANPAS farà un corso sulla guida dell'ambulanza e tutto quanto. E dopodiché uno acquisisce la qualifica e tutto quanto e poi guida Chiarissimo, in emergenza chiarissimo. urgenza. Allora, io Senti, voglio vedere adesso operativo. erano i Infatti adesso volontari i anche. volontari quanti sono adesso più o meno? Noi come volontari operativi siamo circa 114 persone che Allora. facciamo il soccorso in Quindi emergenza è urgenza. interessante anche avere un quadro per gli abitanti di Milano, perché molto spesso noi diamo scontato che ci sia l'ambulanza che arriva, ma sapere qual è. Cosa ci sta dietro all'ambulanza che arriva È è molto importante. importante. Noi teniamo conto che ci sono il rapporto 10 dipendenti e 100 100 persone come passano volontarie, volontari, cioè infatti. persone che Walter, dedicano del tempo a noi. mentre ci rapporto, mentre poi volevo chiederti anche l'importanza di aver, diciamo, convertito una struttura come questa in una sede di un ente come Croce Verde. Intanto, appunto, Walter, quindi che importanza ha mantenere luoghi come questi vivi e anche magari dandogli un ruolo importante come quello che ha questo di Musocco? Ma allora, noi abbiamo ancora a Milano numerose sedi degli antichi municipi. Queste numerose sedi degli antichi municipi, che cos'è che rappresentano? Rappresentano un servizio civico che allora svolgeva l'amministrazione, ma oggi sono sedi, per esempio qui abbiamo la Croce Verde Sempione, che svolge un servizio civico, in questo caso di soccorso, piuttosto che abbiamo la sede dell'antico comune di Crescenzago, dove c'è l'antica banda di Crescenzago, Cosa so per che c'è un problema esempio. lì, ad esempio? Allora, il problema di questo centralismo l'abbiamo affrontato alcune volte, ma il 14 dicembre del 1923 ci fu l'aggregazione degli antichi comuni milanesi. Quindi tutte le amministrazioni locali che avevano a cuore il bene delle amministrazioni del locale, no? Sono state chiuse e questo tipo di competenza è stato trasportato all'allora comune di Milano, che poi come adesso è a Palazzo Marino. Quindi un conto è essere in piazza Santore di Santa Rosa, uscire e guardare, un conto è guardare piazza Santore di Santa Rosa, il muro Da Palazzo dintorno Marino. da Palazzo Marino. È tutta un'altra cosa. Da lì, 100 anni fa, nasce che cosa? Questo concetto di periferia urbana, proprio perché eliminata da. Quindi questo qui è esattamente il tema. Dal centro non si sa molto spesso anche che cosa c'è. Quindi ci sono luoghi che sono vuoti, abbandonati, poi magari ci sono dei luoghi che invece ospitano, luoghi pubblici che ospitano iniziative sociali, alla quale si chiede magari per continuare a svolgere la propria iniziativa sociale, il proprio servizio alla città, di dire: stai occupando un edificio comunale, va bene, fammi un'offerta d'affitto al rialzo. Quindi a questo punto c'è una croce verde qualsiasi che sta da qualche parte,
e trova qualcun altro che dice: ma mi piace il locale, e gli do io 50.000 euro l'anno per stare in quel luogo. E così noi abbiamo, tra virgolette, quella realtà associativa che fa un servizio civico alla città, che dice: è costretto a chiudere. Ecco, noi abbiamo un criterio normativo che è uguale a quello della galleria Vittorio Emanuele, dove ci vanno i grandi brand. Che anche già lì ma sarebbe a discutere. Potremmo stare a discutere, ma abbiamo regole simili per situazioni che sono completamente diverse, ma che vanno a annichilire anche chi svolge l'attività. Allora, invece adesso noi ci siamo spostati qui all'interno della sede della Croce Verde. Dove ci troviamo in questo momento e cosa stiamo vedendo? L'ottima operatrice... In questo momento Porto la con Porto Mulino ti faccio un po' di pubblicità. L'ottima. Tra l'altro, ecco, non c'è da dimenticare anche una cosa. Lei, ad esempio, sta svolgendo il servizio civile. Ah. Perché oltre ad avere volontari e dipendenti, abbiamo anche il servizio civile. Quindi c'è del personale, dei ragazzi volenterosi, tutto quanto, che svolgono servizio civile. Scelgono di fare. Come mai hai scelto di fare servizio civile in Croce Verde? Perché comunque devo aiutare la mia comunità che... Tu sei di qua? Sì, sono di qua, abito qua vicino e sono di Milano e ho deciso di rendermi utile appunto alla mia comunità facendo il servizio civile e aiutando il prossimo. Sicuramente poi è meglio che fare le fotocopie da qualche altra parte, finisce per sempre a fare questi mestieri un po' così, quando si fa l'azione civile in certi luoghi, invece qua insomma si dà da fare, perché in questo momento cosa sta facendo? Un ruolo fondamentale per la Croce Verde. Un ruolo fondamentale per la Croce Verde, perché praticamente fa un aggiornamento delle schede di servizio, cioè i dipendenti, i volontari che rientrano e svolgono un servizio su un intervento, diciamo, di servizio su un paziente e tutto quanto, noi rilasciamo una scheda. La scheda che viene data una parte al paziente se fa un rifiuto a ricovero perché non vuole andare in ospedale, in ospedale una volta che viene portato in ospedale. La seconda parte della scheda rimane all'associazione e viene registrata su un programma che ci ha fornito praticamente Areu, che si chiama Emma Web, e su questa praticamente piattaforma, su questo programma viene aggiornato tutto il servizio, come si è svolto il servizio durante la serata, quindi mettendo dei dati e tutto quanto. Lei fa principalmente questo, oltre alla risposta al telefono, perché c'è anche personale che chiama per i trasporti sanitari, chi deve accompagnare il papà a fare una visita, chi ha una dimissione, e quindi si svolgono anche queste cose. Se vi immaginate poi invece un centralino che rispondeva alle vostre chiamate dirette così, e non è più così invece, perché qui la tecnologia insomma si è evoluta, no? Adesso, dimmi se sbaglio, Areu quando riceve una chiamata, quando noi chiamiamo il 112 o alcuni ancora il 118, ma ricordiamo che c'è il numero unico emergenze 112, chiamate quello. Quando chiamate quel numero, Areu poi manda, diciamo, le informazioni direttamente sui tablet o sui telefoni delle ambulanze vostre e del vostro ufficio, così che voi sappiate già chi deve intervenire, dove intervenire e come intervenire, giusto? Sul servizio, quando arriva diciamo, la comunicazione, arriva il servizio su un telefonino, ultimamente ci hanno dotato di telefonini, arriva il servizio dove ci sono tutti i dati iniziali del servizio, quindi indicativamente il paziente che ha chiamato, che cosa accusa, cos'ha e tutto quanto, la via, il numero di telefono, se riescono a metterlo, se riescono ad averlo, o eventualmente comunque l'indirizzo di tutto quanto, i contatti da chiamare. E dopodiché l'equipaggio, una volta che riceve il servizio, va e svolge tutto il servizio. Compila la scheda all'interno del telefono, che è all'interno di tutto quanto, trasferisce i dati alla centrale operativa e poi parla con un operatore della centrale operativa che dà le indicazioni, chiede alcune informazioni se vuole altri aggiornamenti dal posto, e dopodiché ci invia all'ospedale di destinazione se il paziente vuole andare tutto quanto. Ecco. Chiarissimo. Tutto questo, appunto, diciamo prima, può essere fatto anche da voi, se volete appunto da impegnarvi con la vostra comunità, come suggeriva l'ottima... Elisa, sono neanche a chiederti come il nome, appunto, come ci suggeriva Elisa, si può fare qualcosa per la propria comunità, ad esempio, o servizio civile, come ha fatto lei, ogni anno credo aprirete candidature, immagino, oppure i volontari. Ricordiamo come si fa, se qualcuno vuole diventare volontario, come funziona?
Funziona. Allora, noi, come quasi tutte le associazioni adesso, abbiamo praticamente dei siti, abbiamo il sito della Croce Verde Sempione, all'interno vengono pubblicate le richieste, tutto quanto, viene periodicamente, dopodiché uno partecipa a questo nostro Open Day, dove illustriamo come si svolge un servizio, come si svolge il corso, cosa fa un volontario, e chi ha voglia fa domanda per venire a fare il volontario in Croce Verde Sempione. Svolgerà un corso di 40 e poi successivamente 80 ore, quindi un totale di 120 ore, e diventa soccorritore. Da quel momento si rende utile, si mette a disposizione della collettività facendo soccorso di emergenza urgenza, di qualsiasi genere. Non ci sono pazienti di serie A, pazienti di serie B, soccorriamo tutti. Perfetto, va bene. Allora, Walter, anche per oggi qui dalla sede storica del municipio di Musocco, ora sede della Croce Verde Sempione, è tutto. Noi ci vediamo nei prossimi comuni, giusto Walter? Abbiamo, certamente. Ne abbiamo 11 da fare, quindi insomma... C'è storia, ma anche continuità culturale, perché è importante, per esempio, questo attraversamento dal 1911 oggi al 2023, cos'è? Frutto del caso? No, vuol dire di un consolidamento di identità, valori, attenzioni che non si improvvisano e nemmeno si fa la svelta a costruirlo, perché come sempre si dice si fa la svelta ad abbattere, poi è difficile costruire. Quindi noi abbiamo tutte queste realtà che quando uno guarda a Milano dice: ma a Milano che cos'è l'ambrosianità? Ecco, questo qui è esattamente un esempio di ambrosianità. Quando si dice l'operatività, e che la struttura sociale che si va molto frammentando difficilmente riesce poi a tramandare. Ecco, per quello che noi dobbiamo valorizzare anche dal punto di vista della vita pubblica tutte queste realtà, perché sono un attraversamento della storia mantenendo un radicamento su l'altruismo, l'attenzione, giusto, tutte queste belle parole che però devono trovare la modalità per essere poi applicate, e una delle modalità è anche quello di non rendere oneroso chi svolge un servizio, perché se deve cercare di sopravvivere a questo punto poi va a finire che chiude bottega. Quando chiude una bottega vuol dire che, e non stiamo parlando degli esercizi commerciali, ma anche eventualmente quelli, vuol dire che si crea un vuoto. Molto spesso poi viene occupato da qualcun altro anche in maniera impropria, mettiamola così. Un vuoto poi difficile da colmare. Grazie davvero Walter, grazie davvero per la vostra ospitalità all'interno della struttura della Croce Verde Sempione. Non è stato un piacere. Il sito internet, ricordiamo il sito internet? Croceverdesempione.org. Perfetto. Grazie mille anche a voi e ci vedremo in un altro comune sicuramente tra poche settimane in giro per la nostra città, sempre ogni settimana un comune diverso. Dobbiamo andare a fare un bel giro, dai. Alla prossima!